Buongiorno amici, buongiorno amiche. Oggi siamo qui con una novità ludica con la mitica Pandora Box, che poi vedremo da vicino. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ho deciso di iniziare dal menu di settaggio, menu al quale si accede premendo un piccolo pulsantino nascosto davanti al piano di gioco. Dopo ve lo farò vedere sia il pulsantino che le porte. Quindi premete questo pulsantino e si apre subito questa schermata. Allora, il Pandora Box a me piace perché è plug and play, quindi voi collegate il cavo HDMI, che è molto lungo, io credo che sia 2 o 3 metri, collegate l'alimentazione. A questo punto accendete la TV e troverete già aperto la schermata del Pandora Box pronto all'uso. A me si è aperto con la lingua spagnola e da questo menu mi sono collegato al Wi-Fi e ho messo la lingua italiana. Adesso l'andremo a vedere. Poi parliamo. Allora, come vedete, ci si muove con il joystick in dotazione. Io sono andato qui per cambiare la lingua. Sono andato qui per il wifi. Vedete, non c'è la rete 5G, ma c'è solo quella normale. Ma va bene, io ho già scaricato un gioco da qui. Vedete? Io sono andato qui sui giochi di tendenza e ho scaricato questo qua, Street Fighter. Non mi ha dato errori, si è scaricato in circa 5 minuti. Come vedete, sono moltissimi titoli, quindi voi scegliete e scaricate. Poi, ecco, qui su scaricato ci dovrebbe essere. Eccolo qua, vi ho detto che l'avevo scaricato e l'ho trovato. Quindi qua ci sono le categorie, se voi per esempio volete Super Nintendo o Nintendo 64, che io adoro. Questi sono giochi che non sono presenti nel Pandora e voi da qui li potete scaricare. Sono una trentina, quindi non sono tantissimi. Adesso torniamo alla schermata principale, premo D, torno qui. Possiamo fare salva ed esci perché non ho fatto niente di particolare. Qui possiamo andare a vedere sia vedi, questo qui molto importante. Questi sono i contorni. A me per adesso piace così, poi vedrò quello che voglio fare. Qui gli sfondi, insomma, fate un po' quello che volete. Usciamo. Questa è la schermata principale, vedete, è divisa per giochi 3D, giochi 2D, recenti, io ho giocato a questo e questo. Messico 86 era già nel box, questo qui è quello che io invece ho scaricato. I preferiti che attualmente è vuoto, cerca perché qui dentro ci sono 8.000 giochi e possono arrivare a 10.000, quindi probabilmente senza un cerca sareste in difficoltà. E qui, come vi dicevo, c'è quello che ho scaricato. A me piace che ci siano le anteprime video. Vedete? Io non sono nuovo nel mondo dei MAME. Io uso da tempo un Raspberry 3B dove ho messo il sistema RetroPie, e col quale diciamo gioco, però sinceramente è tutto un po' più complicato, ho dovuto studiare parecchio per sistemare il tutto, per trovare la ROM da scaricare. Qui è tutto pronto, vedete? Tutto funzionante con le anteprime che di solito non ci sono, c'è solo una foto come anteprima sul Raspberry. Qui invece troviamo anche dei video. Vedete, gioco da PSP. Questi sono i giochi Enaomi, sono rari, guardate. Dreamcast, vedete? PlayStation 1,
Mi pare che il PlayStation 2 non ci siano, il mitico Mario Kart e chi più ne ha più ne metta sono 8.000, quindi fate un po' voi. Io farei un attimo una partitella al mio adorato Messico 86, vedete? Si è aperto subito, non c'è bisogno di settaggi, non c'è bisogno di niente. Premo coin come se fossi in sala giochi, poi premo start per giocare. Prendiamo la Germania perché tira più forte. Come vedete, lo schermo non è centrato perfettamente. Questo perché questo gioco non nasce per essere giocato a tutto schermo, ma nasce per essere a 4 terzi, quindi adesso probabilmente dovrò valutare se cambiare la risoluzione. Comunque avete visto, abbiamo giocato, abbiamo segnato, vado sul tasto pausa e posso fare quello che voglio, cioè uscire. Come vedete, in alto, in basso a destra c'è segnato sia la SD presente, sia che sono collegato al Wi-Fi. State attenti quando comprate un Pandora Box perché la maggior parte non hanno il Wi-Fi. Questo ce l'ha e ce l'ha già settato. Quindi voi non dovete fare assolutamente nessuna ricerca o settaggi, è tutto pronto all'uso. E come vi ripeto, non è affatto scontato perché nel mondo dei mame molte volte c'è da diventare pazzi per trovare un gioco e poi anche per farlo funzionare. Qui guardate, siamo 7850 giochi, guardate come stiamo andando veloce. Vediamo se c'è un gioco che a me piace. Ah, vabbè, è Bubble Bubble numero 1. Ci giocherò sicuramente con mia figlia perché qui, come vedete, sono due i controller a disposizione e quindi è l'ideale per giocare da soli o in compagnia. Vediamo se c'è il gioco di poker che mi piace. No, non di poker, scusate, di biliardo se mi piace. Guardiamo insieme, così intanto scorrete anche i titoli che qualcuno è magari curioso di vederli. Siamo alla F, guardate. È anche veloce, guardate. Sicuramente c'è un modo per saltare più avanti da lettera a lettera, ma adesso facciamo così, così anche voi vedete i titoli presenti. Qualcuno non è proprio in ordine alfabetico, eh? Sono pochi, ma vedete, qualcuno qui non si capisce perché c'è qua la B. Comunque c'è la funzione cerca, quindi uno con il cerca, anche se non è a posto, lo trova. Ah, c'è, è questo qua. Però in realtà io non volevo questo, ma volevo la versione proprio da bar. Dopo, semmai me la cerco su quelli da scaricare. Quindi sì, diciamo che non sono proprio ordinati i giochi, però c'è la funzione cerca. Andiamoci, vediamo un po'. Mitico questo. Me lo metto sui preferiti col tasto C perché mi piace. E vedete è apparsa la stellina su quello messo ai preferiti. Allora, torniamo su. Ho premuto coin start per tornare su. Vediamo se c'è questo gioco che voglio io.
No, lo dovrò scaricare. Giochiamoci un attimo. Lo dovrò scaricare dalla funzione dedicata. Vedete? È partito subito. Inserisco i soldi. E giochiamo. Gioco mitico, ottimo audio senza problemi. Tutto nella norma. Usciamo e adesso che ci siamo, vi faccio vedere un attimo questo accessorio un po' più da vicino, perché è bello anche da vedere. Guardate, eccolo qua. Vedete? Si illumina. Sotto è retroilluminato, cam sta cambiando colore. Vedete, ci sono sei pulsanti. Sei pulsanti. È un plexiglass molto solido, a quasi sembra quasi un vetro. Qui è di metallo. Vedete, qui ci sono delle viti che potete aprire se avete bisogno di intervenire dentro. In confezione trovate due pulsanti opzionali, un cavo VGA per collegarlo ad esempio a un PC, perché potete giocare anche sul PC, il manuale d'uso. Questo è un cavo per collegarlo al computer USB se dovete fare degli interventi. Questo è il caricatore in dotazione e vi dicevo che c'è un cavo HDMI molto largo. Qui c'è il tasto power, questa è l'alimentazione, questo è l'HDMI, questo è il VGA. Qui per la schedina che la trovate già inserita con i giochi. Questo è il volume che potete abbassare, ma in realtà non è il volume della televisione, è il volume della console che ha un piccolo suono. Quindi voi quando lo accendete c'è già una piccola musica di sottofondo, molto carina, ma chi dà fastidio la può togliere. Queste, vedete, sono il collegamento al PC, il collegamento a pad ulteriori e qui vi dicevo il tasto, vedete. Premete questo, fa un clic e si apre il menu delle opzioni. Adesso lo premo. Vedete? E si è aperto il menu delle opzioni. Quindi, in conclusione, plug and play, molto bene. Su Amazon sta sui 170 euro con coupon o 180. Secondo me li vale veramente tutti. Perché è completo, è di qualità, è solido, c'è il wifi. E direi che potrete passare veramente delle giornate con i vostri amici o da soli a giocare non solo ai vecchi MAME, ma abbiamo visto c'è anche Dreamcast, c'è anche come si chiama, il Nintendo 64, il GameCube, quindi veramente sono contento di averlo recensito perché io adoro. Vedete, io qua c'ho un Raspberry che usavo prima. Adesso sinceramente credo che userò il Pandora Box perché è più comodo e mi pare anche più reattivo. Direi che è tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa ve lo metto nei commenti del video dove vi metterò anche il link all'acquisto. Un saluto, ciao!